Buongiorno a tutti, ben arrivati. Dai che arriviamo. Che bello fare il treda. Dai, buongiorno a tutti, ben arrivati. Cosa ho fatto delle nove? Arrivo subito. Arrivo, mi spiego anche questo. Mi spiego il trading, mi spiego com'è. Buongiorno a tutti. Tantissimi. Ciao Filippo, ciao. Grande Fili, grande. Buongiorno. Facciamo fare un giro del disclaimer e poi partiamo. Poi vi dico anche perché ho salutato Filippo con il nome. Allora, dai. Perfetto. No. Arrivo subito. Fammi finire il disclaimer e poi ti dico subito. No. Assolutamente no. Allora, buongiorno a tutti. Ai belli e brutti. Allora, Filippo, innanzitutto grazie che sei al webinar, grazie che mi hai scritto queste cose questa notte alle 2, 3, quando era, non so. Allora, non sei l'unico, non sei l'unico. No, prima cosa ti rispondo all'ultima domanda che mi hai fatto qui. No, io non posso vedere il tuo conto di trading, cioè non è che io abbia, che so, la potenzialità di andare a vedere i conti di trading di tutti, o meglio, di nessuno. Non ho la password. Se fosse un conto robot, sì, ma un conto tuo discrezionale, che tu hai le tue password, il broker ti ha dato le tue credenziali, non solo perché io faccio i webinar per Errante, posso entrare e guardare il tuo conto. Questo no, è impossibile. Cioè, insomma, un po' di privacy. Però non sei l'unico, perché questa la salita di ieri, questa qui o dell'altro ieri, cominciamo da qui. Questi 1600 pips sono stato un disastro, perché ieri questa discesa qui doveva arrivare al pivot e poi ha fatto così. Questi 100 pips ancora, 90 pips, un disastro nel mercato, un disastro per chi non si sa gestire la situazione e brucia il conto, perché in un conto piccolo, lascia stare il tuo conto che era veramente piccolo piccolo, quindi non è che sia quello lì, era proprio la cosa che intendevo dire all'inizio. Quando uno si fa un conto di trading, il primo conto, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, lo bruci, anche il decimo, anche il quindicesimo, dipende da quanto sei pirla. Io sono stato un pirlone proprio di quelli enormi, ne ho bruciati tantissimi, prima di capire cosa devi fare. Mi chiedono che cosa è successo delle operazioni long. Eccole qui, questo è il conto attivo. Vedete, non c'è margine 2006. Cosa ho fatto oggi? Questo non è oggi. Allora, questa è questa settimana, quella di oggi, perché oggi anch'io ho fatto un'operazione ieri che non ho condiviso, perché non riesco a condividere tutto. Poi sto attento a cosa condivido, perché tanti non riescono a capire che cosa condivido non ha assolutamente un impatto sul mercato positivo. Quello che condivido è, può andarmi bene, può andarmi male, capito? Quindi non voglio farvi esporre con tanti lotti che poi magari vi bruciate il conto. Quindi adesso l'unica cosa che oggi non ho fatto era chiudere questi due long in perdita. Lo stavo per fare, ho detto sì, vabbè, siamo a correre, incominciamo a pesare. Oggi è mercoledì, no, oggi è giovedì. Ah, cavolo, il tempo. Quindi oggi è giovedì, quindi lasciamoli correre, domani sono i non farm payrolls, magari domani riesco a risolverli, ho pensato. Però ero a centinaia, 200 euro in meno, li stavo per chiudere. Adesso sono con short con due lotti e due lotti sono 4 contro 2. Quindi se adesso queste qui incominciano ad andarmi anche in positivo, addirittura a zero, le elimino e rimango con due long e basta. Quindi ho superato questa salita tranquilla, con un margine sempre alto. I due lotti e i due lotti
sono come se fossero solo due lotti in short perché mi sto coprendo di due lotti in long. Quindi ho gestito con una semicopertura, addirittura copertura totale perché avevo altri due lotti aperti, ero più esposto in short che in long, e mi rimane questo euro yen che è lì, non dice niente lì. Ok? Perché ho chiuso questo qui? Perché l'ho chiuso? 1,08 la portiamo qui nel grafico, vediamo se riesco a farlo qui. Perché l'ho chiuso? Perché ieri sono entrato qui, mi ha fatto questa salita, l'ho trovato qui, guardate esattamente in una zona di pullback, la disegno qui anche se questo è un conto di trading, non faccio analisi, esattamente nella zona di pullback, questa, perfetta. Ma perché? Perché mi sarei messo un dito in un occhio se arrivava lì e sale di nuovo, mi riparte, rialzo. Mi trovo con altri due lotti che guadagnavano 440 euro, la mia giornata è fatta, perché per essere un'ulteriore pirla che non la chiudo sulla zona di pullback, perché è un livello chiave di chiusura, non lo puoi lasciare, se è un livello chiave, lo devi chiudere. Chiaro, ma sì, ma poi io vorrei, ma magari forse io ancora, ma pensavo, non ti porterà mai a capire che magari dovevo arrivare al pivot qui giù. Non lo sai, qui abbiamo un canale, adesso qui non li ho neanche moltiplicati perché non mi interessavano, però posso fare anche così. Cioè il trading, io nella mia tonalità di voce, un po' esuberante di quello che sa tutto, il sapientone, non è assolutamente questo. È soltanto che il livello chiave di chiusura pullback lo deve vedere anche un bambino di 2 anni, lo deve vedere, perché è una cosa normale, si vede. Si sta guadagnando 400 euro, ti metti un dito in un occhio se non chiudi l'operazione, ma te lo devi mettere veramente che ti deve fare male una settimana. Lo fai una volta, due volte, vedrai che prima o poi ti viene istantaneo, ti viene veramente, lo devi vedere, lo chiudi anche se, ah, ma è un livello chiave, lo chiudo. Perché fare trading e essere un trader profittevole vuol dire saper chiudere le operazioni. Se non lo sai chiudere le operazioni, non fare trading. È la cosa, se non sai chiudere, non fare trading, perché allora rimarrai sempre un trader che ogni tanto ha delle giornate da leone e tutto il resto sono giornate da, non diciamo, parolacce, ok? Quindi devi sapere chiudere. Ok, questa è l'unica cosa. Il trading, questo è un segreto che è visibile a tutti, quindi non è niente di un segreto, ma è una cosa che uno deve saperlo fare. Se non lo sai fare, non fare trading. Adesso può scendermi ancora fino a qui, può scendermi fino a qui, non mi interessa. Come mi ha detto un paio di mesi fa Raffaele, che è la cosa più bella che aveva mai sentita, che lo ringrazio per questa frase, non ho rancore con il mercato. Non hai rancore, il mercato non devi avere rancore, perché il mercato ti paga quello che deve pagare, poi se deve pagarti in più e sei ancora a mercato, hai avuto la fortuna di rimanere a mercato. Ma una volta che chiudi le operazioni e ti porti con un conto, dov'è il mio conto? Con un conto, dov'è? Eccomi. Ti porti con un conto di un paio di 1.000 euro, più volte sfioro i 17, 18, 19, 16, 15, 17, 18, 19 e ritiro 5K, e ritiro 5K, e ritiro 5K, e ritiro 5K. Quindi, se io vado a vedere questo mese, il mese di agosto, ultimo mese, vediamo cosa succede. Io l'ultimo, questo mese qui, ne ho ritirati 10, ne ho guadagnati 17. Ed è un conto, sto facendo del trading spensierato perché il margine è alto, mi permette di fare tante altre cose. Cioè, io ho altre attività fuori dal trading, ho cominciato un progetto con mio figlio molto grande che adesso entro la settimana prossima si chiude tutto, quindi ritorno un po' alla normalità di avere un po' più di tempo, ok? Poi se ne riparla tra un mese per altre cose. Quindi non sto facendo trading di fondo, non sto facendo trading intraday, non sto facendo trading sul minuto, non sto facendo tante cose, non sto facendo. Ogni tanto nei webinar o ogni tanto la mattina faccio qualche operazione stretta, veloce, e le altre le lascio correre. Questo è il risultato di un mese. Ok? Sono 17.352 guadagnati, 10K già ritirati, ne volevo ritirare di più, ma non ho avuto neanche il tempo di ritirare, anche perché magari la settimana scorsa avrei evitato 5K, ma questa settimana qui avevo un po'
operazioni aperte e non l'ho fatto. Adesso posso ritirare benissimo anche se mi va in margine a 2000, perché mi so gestire. Ok? Poi se oggi, la giornata di oggi, giovedì, riesco addirittura a portarmi a meno 1000, chiudo tutto e ciao ciao, chiudo perché perdo 1000 euro su un mese di 17.352. Anche se chiudo adesso 3.200 euro, io ho chiuso il mese con 15.000 euro, 14.000 euro. Quindi buttarli via, o meglio, non dare valore a questa somma di 17.352 meno 3, rimangono 14.300 per non chiudermi 3.000 euro. Ok? Quindi non dar valore a questa cosa qui, o meglio, dar più valore al segno meno, che è il segno più che trovo di qua. Ok? Questo è quante volte io nella, tra virgolette, carriera di trading che non finirà mai, ho avuto intoppi dove non volevo chiudere 3.000 euro, ma ne avevo guadagnati già 20 e poi mi sono bruciato il conto perché no, cocciutamente non ho voluto chiudere questa cosa qui. Adesso che non li chiudo, non è perché sono cocciuto, è perché comunque sono in una situazione che il mercato deve salire e scendere, quindi ancora mi gestisco queste operazioni. Però se fosse una cosa che non è più gestibile, avrei solo una direzione, cioè solo long, e vedo che c'è questa cosa qui, più lo swap, magari anche mercoledì, quindi mi calcolano 3 volte lo swap, infatti l'hanno calcolato ieri, e quindi avrei chiuso l'operazione. Ma quando io ho deciso, aspetta, togliamo questo conto, così andiamo a vedere anche un po', quando io ho deciso di condividere, oltre all'Academy, che assolutamente, secondo me, è un prodotto alternativo a tanta fuffa trovata in giro, ok? Quindi trovare uno che, oltre alla spiegazione dei metodi, che assolutamente ce ne sono migliaia di tutti i colori, e chi ha il suo metodo lo proclama, vuole propagare, lo vuole vendere, lo vuole far vedere, vuole farti dare, ti consiglia, ti dà la garanzia, la sicurezza che funziona. Però non ti fa vedere che anche lui lo usa e funziona. Quindi la cosa aggiunta dell'Academy, che a me assolutamente non ho bisogno, non mi interessa, non ho questioni di vendita, non mi interessa proprio niente, è una passione, ma almeno ci aggiungo qualcosa che gli altri non hanno, cioè aggiungo una verità e condivido quello che faccio. Quindi condivido il metodo, che il metodo assolutamente non è prettamente tecnico, perché non esiste la cosa tecnica di dire, ah, ma io mi aspettavo da metodo dovrebbe arrivare qui e io l'ho chiusa prima. Questo è questione di sentiment. Il sentiment è una cosa che non posso divulgare, non posso far entrare nella vostra mente, non posso inculcarvi dentro la mente, perché ognuno di sé deve vedere come ha fatto nel suo conticino, in quante sites, come ha aperto, più long, più short, e quindi io non posso entrare nella vostra testolina e dirvi, ah, io avrei chiuso qui. Io nel mio conto chiudo qui. Ok? Questa è, guardate, candela delle 9:30, cioè candela delle 9, il prezzo ha fatto la sua escursione dal pivot, che già il pivot era già un buon livello di chiusura, ha aspettato perché mancavano un paio di minuti al cambio di candela, ho aspettato, ha fatto un paio di volte su e giù per poi arrivare a questa zona qui di pullback. La zona di pullback si sono caricati ordini rialzisti, quindi chiaro sta partendo, indicatore a fine corsa. E quindi non lascio nulla al caso perché questo qui è comunque il massimo di Gauss, perché lo vediamo, la campana Gauss si sta chiudendo, non è confermato. Mi metto a fare un po' di analisi ciclo 1 e ciclo 2, perché adesso abbiamo un'entità chiara di lettura, ok? Chiamiamola entità perché quando qualcosa si manifesta è visibile e palpabile. Quindi, guardando adesso che cosa succede nel grafico, abbiamo diversi pattern di mercato. Chi è che me li sa menzionare i pattern di mercato che adesso io vedo durante la lettura di questo grafico? Poi notate che oltre a tutta la situazione short che c'è stata, a tutto quello che c'è stato, il segnale long era questo. Ma ditemi, segnale di ciclo 2 che l'abbiamo fatto. Ma io l'ho fatto, ma non sono uscito qui a 140 pips. Non ho la capacità di tenere un trade così tanto a lungo. A volte sì, ma ditemi voi adesso quali sono i pattern di mercato che vedete all'interno di questo grafico. A te la parola, Leonardo, visto che sei bello spiccato nei cicli, ti voglio vedere che cosa mi dici di questo grafico. Così servirà a tutti.
Ditemi, cos'è che vedete dentro questo grafico? Ricordatevi che qui c'è il ciclo 4 spezzato, l'ho detto già a quando è successo, l'ho già detto qui, attenzione ragazzi, sì, probabilmente il ciclo 1, minimo di Gauss, ciclo 1. Non posso aspettarmi che il ciclo 4 poi mi ritorna a fare un nuovo minimo, perché quando arrivo qui il tempo era già cotto, diciamo, è già pronto per ripartire. Allora, ciclo 2. Allora, ditemi, punto 1, qual è una cosa che si vede all'inizio guardando il grafico, o meglio, guardando anche l'indicatore? Cosa si vede, Leonardo, all'interno di questo grafico? Bravissimo, ciclo 1 e ciclo 2 è finito. Da cos'è che determini che i cicli sono finiti? Perfetto, due volte una M ciclica. Bene, definizione, ok, te l'accetto, ma c'è anche un'altra cosa. Quindi doppia M, quindi abbiamo un ciclo, due cicli. Questo lo determino come chiusura con l'indicatore a fine corsa. Sta partendo un ciclo 3. Così sappiamo anche che cosa. Il bello è che sappiamo già che cosa fare dopo. Ragazzi, è una cosa, se seguite la dinamica dei cicli senza fare cavolate, non vi bruciate il conto. Perché a te è andata bene, Filippo, sono una somma veramente che non succede niente, ma ci sono anche conti grandi di chi non faccio nome che mi hanno scritto ieri sera, qualche ora, ieri notte, con la solita malinconia di scrittura, la solita nostalgia. Ah, ma io pensavo, forse ho bruciato, se sapevo così non mi mettevo una maledizione quella volta che ho cominciato a fare trading. Non è la maledizione che hai cominciato a fare trading. È la maledizione che non vuoi smetterla di fare trading, perché quello che stai facendo non è trading, quello che stai facendo è giocare. Ok? Se continui ad andare long e short senza aver capito un cavolo, allora non stai facendo trading. Allora devi accettare la perdita, tirarti due schiaffi, metterti un dito in un occhio e piangere, sbattere la testa contro il muro e poi dire: ok, sono io il cocumero che non riesco a fare trading. Però non date la colpa al broker, non date la colpa al trading, perché il mercato sale e scende per tutti. Ok? Questa salita era da fare in long, ma era anche da non fare se poteva stare fermo. Allora, torniamo noi. Qui dentro, visto che Leo ci ha indicato che all'interno abbiamo la M ciclica, quindi abbiamo un 4S, che è il pattern dei quattro segnali. Eccolo qui. Allora, qui c'è anche un'altra cosa, questo lo copio e lo metto qui, un altro pattern 4S. Quindi abbiamo all'interno dell'indicatore. Ah, beh, lo facciamo così, guarda. Ah no, devo fare così, sennò. All'interno dell'indicatore abbiamo i quattro segnali. Adesso la lascio così perché non importa, lasciamo così. Non va più indietro, mi pare. E lo copio. Ok? Qui abbiamo il pattern 4S. Qui però all'inizio qualcuno potrebbe dire: ma qui è andato giù. Certo, anche perché qui abbiamo una frattalità di 43, qui una frattalità di 47. Ah, ma 47 ce l'abbiamo per chi ha la scatola temporale, ha fatto il metodo ciclico, lo sa che non c'è. Quindi, cosa c'è all'interno del ciclo 1? Facciamo così. Cosa c'è all'interno del ciclo 1? Leo, dai, oggi ti ho beccato. Cosa c'è? Bravissimo. Quindi vedi che alla fine, dopo un paio di mesi o quant'è che segui, le cose diventano molto più chiare e non c'è niente, e non c'è niente da inventare. Non si inventa un metodo che non si inventa, c'è tangibile. Y, quindi sale, scende da qui in parte il ciclo 1, lo posso far partire anche da qui, non cambia niente. Prendo da questo minimo qui quello precedente, quindi il minimo di Gauss non è questo, ma il minimo di Gauss è questo, volendo questa cosa qui, la disegniamo all'interno. Ripeto, non c'è niente di inventato. Quello è il bello dei cicli di questo metodo. Quindi abbiamo qui il ciclo 1 che parte qui, abbiamo 41 candele, abbiamo 42-43 candele. Abbiamo due volte il pattern 4S, quindi il pattern 4S mi dice che dal pattern 4S il quinto segnale, quindi il 5S, è un segnale prettamente long, infatti sta andando long. Ma non posso andare long perché
Perché non posso andare long? Se ci manteniamo al 100% sull'analisi dei cicli, il segnale di andare long sarebbe quando il prezzo supera, va sopra, si trova sopra la media a 12 periodi. E la media a 12 periodi è qui perché ha fatto velocemente questa discesa. Quindi non posso fare il long. Lo potevo fare guardando questo, lo potevo fare guardando il minuto, potevo farmi questo long? No, non lo potevo fare perché notate la campana grossa sta ancora chiudendo. Quindi a un certo punto già lo vedo qui, e quindi per quello vi dico, so già che cosa c'è da fare dopo. Vado a vedere qui, abbiamo qui il pivot 50%, da qui si può shortare nuovamente. Però attenzione, non posso shortare perché l'indicatore sta chiudendo. Quindi mani in tasca, si aspetta. E si guarda che cosa fa il ciclo 3. Perfetto. Allora, se il prezzo, dov'è il prezzo adesso? Sopra la 48, quindi sul H1 non ho ancora determinato la fase ribassista. Su H4 chiaramente la 48 è sotto, quindi non è ancora andato sotto la 48. Se vi ricordate, Paolo Paolino vi ha messo davanti alla vostra visione dei grafici, una cosa l'ho fatta, l'ho condivisa, potete andare a vedere nel blog 2 o 3 volte, già ho cominciato a condividerla una decina di giorni fa, 2 settimane, fino all'altro giorno dove ho condiviso questa analisi. Vi ricordate questa linea bianca? Che cos'è che ho detto io della linea bianca? Da qui incomincia la fase rialzista, l'indicatore verde, prezzo che quando andrà sopra l'indicatore verde sarà una situazione di fase long. Eccola qui. Quello che io ho anticipato l'altro giorno per evitare che tanti cadano nell'oblio di capire o non capire, di vedere, di non vedere, di sentire, di non sentire, ma poi alla fine mi abbandono perché Silvio ha detto questo, perché Paolo ha detto questo. Io vado long, io credo più in Ciro, io credo più in Paolo, vado long, vado short. Non è questo. Dovete avere la capacità di scegliere non il Ciro o il Paolo, di scegliere l'analisi e dire ok, questa analisi paragonata a quello che vedo io potrebbe andare bene. Vi ripeto, io e Ciro, io posso andare long, Ciro può andare short, e entrambi possiamo guadagnare. Quindi non c'è una concorrenza. Un dibattito, ma si ha dato che l'euro-dollaro andava giù, invece Paolo ha detto che andava su, io non so più cosa fare, cosa faccio, vado long, vado short. Ragazzi, non è così il trading, non c'è una scelta di direzione, ok? Non è un navigatore il trading, ok? Non è questo. Bisogna capire che cosa ha portato Sirio a pensare in short e cosa ha portato Paolo a pensare in long. Io ho avuto ragione, Silvio ha avuto ragione, il giorno dopo io ho avuto ragione, Silvio ha avuto ragione, oppure abbiamo avuto entrambi torto o uno ragione, uno non ha avuto ragione, ma non è questo. La questione è scegliere, capire e poi vedere in base alla propria analisi cosa fare. Ok? Torniamo a noi. Quindi anche questo che l'avevo già detto, già che ci siamo, diamo un occhio all'euro yen che ha fatto il pazzerello, però si è rimangiato un bel pezzettino di strada, è tornato sotto i massimi. Qui incomincia a diventare, vedete, qui c'è la fase rialzista. Anche qui il metodo overline, che è un metodo statistico, bisogna sapere leggere il grafico da qui, anzi, da qui e da qui, opera, da qui e da qui. Siamo in una fase rialzista, quindi vuol dire che quando il prezzo, dopo che passerà un po' di tempo, ritornerà qui, abbiamo una fase ribassista. E anche questa cosa qui, oggi che è giovedì 31 agosto alle 9:41, Paolo l'ha detto. So, tra 1 o 2 settimane o quando sarà, dopodomani, so, 2 o 3 giorni, lunedì, che ci troveremo sotto la linea verde, io l'ho detto oggi che è giovedì, non l'ho detto il giorno dopo, l'ho detto giorni prima. Ed è la differenza di un trader che è profittevole e il trader che sa prevedere, tra virgolette, non sono assolutamente, non ho strategie, non ho poteri super poteri per vedere il futuro, ma sono strategie che ormai viste e riviste, certe cose le posso assimilare e guardare. Quindi questo pezzettino qui non è nulla di fatto, a meno che il prezzo non mi ritorni anche sotto la rossa.
Va bene, con altre strategie posso incominciare già a fare short. Ok? Allora, ma su Euro Yen H1 prezzo è andato sotto la corda, dovete essere in fase short. Ti ho detto, adesso l'ultima frase che ho detto, Leonardo, magari si può già andare short guardando altre situazioni. Quello che io intendevo dire all'inizio, quando ho parlato di Filippo, che non solo Filippo, anche altri mi hanno scritto, ci siamo nuovamente, siamo arrivati nuovamente nella fase di pulitura, di pulire il mercato da questi trader che alimentano la macchina, alimentano le perdite. Quindi chi in questa salita dell'euro-dollaro ci ha rimesso i suoi 3, 4, 500 euro, 1000 euro, 10.000, 15.000, non sono niente, si parla di miliardi e miliardi. Quindi chi ha rimesso il 1000 euro e altri migliaia di persone che hanno perso 1000 euro sono miliardi che vanno nel mercato. Quindi succede questa cosa qui. Chi ha fatto non ha capito che questa qui era la salita e continuava a vendere da qui due lotti, ma poi scende, ma sta scendendo, ne vendo altri due, arriva al pivot, ma scende, 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 e il prezzo ti ha fregato con questa mega salita delle 16. Oh, 16? Alle 14.30, scusate, ieri i dati macroeconomici 14.30, infatti ieri alle 14.30 il sottoscritto, sto facendo pochissimo anche in chat, guarda, questa è la chat di ieri, cortissima. Take profit in macchina, non è arrivato a 1,850, ancora sono aperti questi trade. Poi a 14.30, un poco prima, 12 minuti prima, alle 14.30, occhio ai dati, perché c'è stata una compressione di mercato fino alle 14.30. Tutti quanti si sono messi il dito nel naso aspettando i dati, quindi sono stati noiosi, il mercato è stato noioso, quindi è stato da qui a qui 20 pips per poi arrivare alle 14.30 e farti questa mega salita di 70 pips. Quindi, tornando a noi, occhio ai dati, l'ho detto un paio di minuti prima, quanto l'ho detto, 12 minuti prima. Alle 14.55 sto chiudendo mano a mano che vanno in positivo le vecchie posizioni del dollaro. Le sto chiudendo perché non mi interessava il guadagno, mi interessava pulire il grafico. Ah no, ultimo mese era già personalizzato, ultima settimana, anzi ultimi 3 giorni, posso mettere ultimi 3 giorni, se non mi viene troppo. Anzi, non siamo quelli di ieri. Oggi personalizzato non si può più fare. Oggi mettiamo ieri per il 30, vediamo se mi dà solo ieri. Allora, ieri e oggi, ok, va bene. Sto chiudendo i long. Questo è un long della sterlina dollaro aperto il giorno 24, 102 euro meno 20 euro, 80 euro. Le ho chiuse. La sterlina dollaro a 1,2681, vi faccio vedere questo perché anch'io ho guardato e ho sorriso, non mi interessava. Ricordatevi, 1,2681, 1,2681, 1,2681, 1,26 e 81. Quando l'ho chiuso era qui. Questa operazione avrebbe pagato 2000, 1500 euro perché saliva ancora, ma non mi interessava. Ok, una, poi andiamo qui, euro-dollaro, vedete che qui c'ho 117 meno 65 di swap accumulato, meno 9, ho guadagnato il pane, 30 euro, ma non mi interessava perché un lotto mi pesava nel conto, quindi ho portato a casa poco, ma ho liberato il conto. Questo poco, così, mi ha fatto che questo ragionamento di poco, 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 per chi non era all'inizio, io ho fatto 17.352 questo mese, oggi l'ultimo giorno, e ne ho già ritirati 10. E il mio conto gode di buona salute. Sebbene ho 3.000 euro aperti, allora di nuovo condivido una cosa che dall'inizio fino alla fine, quindi non mi voglio sentir dire prima o poi da qualcuno, ma non hai fatto vedere le operazioni che avevi lasciato in long. Ok? Questa cosa qui non rispondo nemmeno a chi è, ma cosa hai fatto delle operazioni che hai aperto l'11 settembre? Fammi un'idea. Dopo 10 giorni, 20 giorni che io sto già facendo trading, sto a pensare alle posizioni aperte 20 giorni fa. Le avrò già chiuse, no?
l'ho chiuso in una maniera o nell'altra, le chiudo io le operazioni, anche in perdita, e mi porto avanti. Quindi chi non ha seguito e non lo sa, chi non è nell'Academy, non mi può scrivere su Skype: ho visto un webinar tuo del 24 agosto, avevi dei long, ma non sono mai andati in positivo. Come li hai gestiti? Sono affari miei. Se non sei nell'Academy e non segui al 100% quello che sto facendo, allora non puoi sapere come gestisco le mie operazioni. Ma io non mi nascondo dietro a niente. Questo è quello che io faccio. Ok? Bene? Torniamo a noi. Siccome parlavamo prima di euro-dollaro e avevamo questa situazione in cui abbiamo due volte il pattern 4S, quindi deve partire qui un segnale, che è il quinto segnale, ma non voglio andare long, sebbene è un ciclo 3, questo Fibonacci qui, questo qui arancione, adesso lo sistemiamo al suo posto, lo devo andare a prendere, mettere nell'ultima gamba, che adesso non me la prende questa, e capire che quando sale posso vendere dal livello del 61,8, che poi 38,2 al contrario, il 50%. Allora posso venderlo da qui. Non lo posso vendere adesso, che siamo nell'indicatore a fine corsa, lo posso vendere quando nel ciclo 1, adesso per esempio sta andando a fare un ciclo 2, che è un ciclo long, ma non lo faccio, guardate qui, metto qui, questo è il ciclo 1, quindi se dovessi fare, perché non posso andare long? In un ciclo 1, perché non vai long? Paolo, ma dimmi perché, qual è il segreto? Perché non vuoi andare long? Ditemi, qual è il motivo perché io non vado long? Prima cosa, devi capire che il trading nell'intraday, c'è ancora qualcosa da bere qua, non c'è niente. Nell'intraday e nel movimento che stanno facendo i mercati, oltre al trading c'è la speculazione. La speculazione fa che il mercato sale e scende. Quindi in questo caso qui dovrebbe salire per farmi il ciclo 2. Non sono neanche convinto che sia il ciclo 2. Perché? Perché ancora siamo in un ciclo 1, potrebbe farmi un ciclo 1 più lungo, siamo sul minuto, quindi farmi ancora l'M ciclica. Quindi questo qui potrebbe essere solo il mezzo ciclo, quindi non può andarmi a fare un nuovo massimo perché non siamo nel ciclo 2. Quindi se si avvicina qui dovrebbe addirittura farmi un nuovo minimo, diventare un 1 ribassista. Siccome non lo so, non lo faccio. Ok? Quindi la difficoltà del trading o del trader o della persona stessa è decidere con consapevolezza il cosa fare. Ok? Quindi non si può andare short, perché sull'H1, indicatore a fine corsa, si potrebbe andare short sull'H4, perché su H4, anche sulla distribuzione H16 del sterlina dollaro, aggiunta aiutatemi, al sentiment, si guardano anche le altre coppie. Abbiamo una distribuzione H16 che deve chiudere. Sull'H4 sto chiudendo anche un'altra H16. Sul daily era la partenza del trimestre, quindi ancora sono rialzista sul daily, come ancora sono rialzista sulla partenza del trimestre della sterlina dollaro. Ok? Che addirittura il trimestre della sterlina dollaro non è neanche finito qui, oppure è già finito ed incomincia a diventare ribassista, proprio perché su H4 sembra una situazione semplice. Quindi qui mi verrebbe addirittura la voglia di dire: sapete cosa? Io i miei long me li elimino. Oggi è, non ho guardato i macro dati. Non li ho guardati perché? Perché non li ho guardati? Allora, io adesso guardate cosa faccio. Paolo, sei impazzito, perché l'hai fatto? Ho chiuso in perdita con un ragionamento veloce, quindi un ragionamento non assolutamente non razionale e non assolutamente neanche basato in analisi, ma mi sono rotto le scatole di avere questi due long che potevano impiccarmi il conto, li ho chiuse e addirittura adesso vi faccio un'altra cosa. Mi metto short, sebbene ho detto che short non ci si va, ma guardate dove siamo, un breakout sul minuto, orari di punta, ok? Orari di mercato, siamo sotto la 48, mi gioco la giornata in short, non ho più i long, ho chiuso i long, quindi anche qui in chat, e questa è la sorpresa per chi ascolta, ho chiuso, tra parentesi, in perdita i long, i dove adesso non vedo la scritta, i
due long euro USD rimasti. Adesso andiamo a vedere se ho scritto bene, perché allora, dopo si vedono i nomi, cavolo, vabbè, due secondi, non importa. E due no. Ok, quindi vi arriva adesso il segnale che io ho chiuso i due, me ne sono liberato. Riesco a mettermela qui? No. Ok, ho chiuso i due rimasti. Oh, solo, solo. Quando è che io ho detto tempo fa? Appena posso mi chiudo i long e mi giro short. 10 giorni fa? Ok? Questo è quello che io condivido nella mia operatività. Cosa ti aspetti, Paolo, oggi? Andrea, mi aspetto che forse nel tardo pomeriggio danno la pioggia. Forse questo. Ho visto prima se uscire con la moto o non uscire con la moto, forse danno pioggia, allora non vado in moto. Questo è quello che mi aspetto. Non mi aspetto niente dal mercato perché non lo so. Ok? Questa operazione qui, short, è un sentiment. Può darsi, è anche un po' di sentiment. È un sentiment perché ho visto il breakout di questo, ma sono con voi, cioè non è che sono con voi, ve lo sto dicendo, come sono con voi. Se questo qui è il minimo di Gauss, diventa tutto ribassista, Leonardo? Leonardo, dai, se questo è il minimo di Gauss, perché no, no, no e no, non diventa tutto ribassista. Questo potrebbe essere anche una X. Potrebbe essere una Y non arrivare qui. Se va sotto lì, no, no, perché guarda, può farsi, abbiamo detto prima che poteva essere anche il ciclo 2 probabilmente non mi andrà a fare il nuovo massimo, questo sì, però che poi continui a diventare ribassista non lo so, soltanto se mi rompe questo minimo potrebbe accelerare un po', ma siamo sulla speculazione, siamo tornati su questo livello qui, qui si sono caricati degli ordini rialzisti, siamo esattamente qui. Siamo esattamente dove io ho chiuso prima il trade, quindi si ritorna nella zona di pullback, si ritorna nella zona in cui riparte probabilmente il grafico. Quindi devo stare attento a quello che faccio, vado a vedere, c'ho ancora questa qui in positivo. Devo recuperare la giornata di oggi 693 euro. Possibili? Tangibili? È possibile recuperare 700 euro? Certo che è possibile, quindi se io mi libero da questi 700 euro, mi ritrovo con una somma di 18.000 che io non avevo da ritirare. Una famiglia, più o meno, uno stipendio medio annuale varia dai 30-40.000, forse anche un po' di meno, l'anno, deve campare tutta la famiglia. Ok? Quindi mi devo lamentare perché ho chiuso 700 euro in perdita ed è l'ennesima volta che io condivido anche delle perdite. Ma perché una volta addirittura di mercoledì ho chiuso 5.000 euro di perdita, alla fine venerdì ero più 4. Quindi non è l'accettare una perdita, non è assolutamente nulla di grave, fa parte del trend. Ok? Questa adesso potrei chiuderla e portarmi a casa, ok, da 700 già ne devo recuperare il danno, tra virgolette danno, di 630 euro. Se questa mi va a più 100 diventano 600, ok? Se adesso questa mi va a 200, io la chiudo, c'ho solo 500 da recuperare, 500 sono un trade solo, se viene fatto bene. Adesso sono a mercato in short con 2, 4, 6 lotti, ogni pips che scende sono 60 euro, se mi scende di 10 pips, sono già un guadagno di 600 euro, che io non ho perché vado in negativo logicamente, ma siamo a meno 2000. Se io riesco a flattare il conto, sono il super trader del momento. Ok? Avete capito come funziona il trading? Quindi attenzione, mai dare per scontato dove deve arrivare un grafico, perché non ce l'abbiamo. Quindi sul minuto che siamo qui, l'unica cosa è il tempo. È il ciclo 2 che probabilmente non andrà più qua, forse è un ciclo 1, forse è un ciclo X, forse mi fa adesso tra 3 minuti il cambio dell'ora e comincia a salire come un pazzo, ok? Perché c'è la candela delle 10 e la candela delle 10, il cambio delle candele fanno sì che si scaturisce nel mercato un'escalazione di volatilità, un aumento di volatilità dovuto
alle macchinette, quindi i robots, in automatico che entrano ed escono nel mercato. Quindi entrano alle ore 10 tra 3 minuti, tanti ordini al mercato, potrebbe essere long, potrebbe essere short, dipende dalla varietà di quale robot sta operando. Ok? Quindi sull'H1 abbiamo di nuovo questa situazione, siamo ancora alla fine, deve partire un ciclo 3, per partire un ciclo 3 deve tornare sopra la media a 12 periodi, quindi abbiamo ancora tutto questo pezzo qui, probabilmente di lateralità, forse, che mi va a toccare la 12, o la 12 tocca il prezzo, quindi o il prezzo tocca la 12, o il 12, me lo dico. Qui devo rispondere un attimino, datemi 2 secondi. Di 25 minuti. Ok, eccomi qua di nuovo, ragazzi. Troppe cose da fare, oggi giornata pienissima. Allora, un minuto al cambio dell'ora. Avete visto che non serve, non c'entra, non c'è la tematica di un webinar dove Paolo dice un'analisi, fa questo. I webinar miei sono basati sulla mia persona e sono basati su quello che io vedo nel mercato. Quindi può essere che io faccia un'analisi, come può essere anche che io faccia trading, può essere anche che mi faccio soltanto di nuovo la solita romanzina che serve sicuramente a qualcuno. Perché questa situazione qui, di una situazione di escalazione rialzista che ha spazzato via dal mercato tanti trader, allora cosa vuol dire? Che questa situazione qui poi si deve sapere anche gestire. Un attimo che voglio vedere cosa mi hanno mandato qui. Ok, oggi giornata molto piena di cose da fare. Allora, va bene, abbiamo questo. Il prezzo sta tornando. Il cambio dell'ora, attenzione, cambio dell'ora è scalazione. Siamo vicino al minimo. Se adesso, cosa faresti se adesso il prezzo accelera sotto questo minimo, Leonardo? Cosa devi fare? Ce la mettiamo qui. Cosa faresti tu se il prezzo adesso accelera sotto questo minimo? Lasci correre questa operazione? Ah, bravo, 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 ma no, magari ne chiudi una, chiudi quella in positivo. La chiudi perché se il prezzo accelera, siamo comunque in una fine corsa, stiamo ritornando sulla media 2, sulla trend line ciclica, deve scendere per fare il ciclo 3. Ma il ciclo 3 è ancora in essere, quindi questa cosa qui che tu vedi, l'escalazione, è uno strappo ribassista. Le parole sono sempre le stesse: è uno strappo ribassista che il prezzo ha un'escalazione, va giù, prende gli stop che sono qui sotto, e quindi la definizione stop running ha una funzione di mercato, perché se il prezzo accelera, va qui sotto, va a prendere i poco furbi o i furbi, perché bisogna vederli entrambi i lati. I furbi di chi è andato long, ma separato il culetto, mettiamoci questa paroletta, separato il culo, perché se intanto va su, io ho lo stop a pari o lo stop qui sotto, se accelera ribassista io non perdo. Ok? Quindi sei long, però hai messo lo stop qui. Io scendo, ti vado a prendere il tuo stop e poi riparto. Quindi qui abbiamo un altro livello di statistica che è questo. Quindi onde evitare cavolate, questo è un primo livello, se non riesco anche a beccarlo giusto, è un livello. Ok? Quindi se adesso accelera il mercato andando a rompere questo qui, lo fa perché tanti lo chiamano stop running, ma non danno una definizione. Io l'ho data tante volte. La mia definizione di uno stop running è che va qui, gli ordini di stop loss di chi è andato long diventano ordini a mercato ribassista, perché il cambio valute si commuta che da una parte long mi metto short, quindi automaticamente anche se non entrano ordini short, entrano gli ordini stop, che sono chi è andato long perde i soldini, vanno a finire come poi azioni short, il mercato accelera. Se accelera, mi vai a prendere, mi porto a casa 200 euro. Quant'è che ho perso oggi? 700. Chiudendo 200,
ne ho persi solo 500. Ma quanti ne ho guadagnati questo mese? 17.300. Allora io su 17.300 aggiungo 200, sono 17.500, ne sto perdendo 500, ne ho guadagnati 17.000. Mi bastano? Capite perché sono così agitato o comunque questo tono un po', diciamo, imperativo di dire le cose? Perché è una cosa che tutti quanti devono vedere. Non stiamo parlando di briciole, di trade, come ho detto l'altro giorno quando alla sera ho scritto una pappardella lunga in chat. Ragazzi, è tutta una questione di capire quello che vuoi fare. Se tu sei entrato con 0,10, stai guadagnando 14 euro, io sono entrato con un lotto, ne guadagno 140, sono entrato con due lotti, ne guadagno 280. Chiaro che io chiudo e faccio cassa perché con 4 trade mi faccio 1000 euro, però se sei con 0,10 non puoi fare 1000 euro. Fai, forse con 4 trade ne fai 50 o 100 euro, la proporzione è quella che ti rende profittevole. Sei profittevole anche con un micro lotto, però in proporzione, mentre io faccio 1000 euro, tu ne fai 10 di euro con un micro lotto. Questo è il trading. Vedi adesso come si sta bloccando qui? Si possono contare anche i pips, è una cosa molto buona, però io ho provato tante volte a contare i pips, preferisco il denaro. Quindi il denaro mi dà, per la mia personale gestione del sentiment, che è anche parte di strategia, come l'ho scritto nel testo lungo che avete visto nella chat l'altro ieri, quando era, ok? Che quando io vedo una somma mi rende più agevole il click di prendere profitto, cioè mi rendo più semplice l'idea, sì, ma sai cosa? Ma chi se ne frega? Chi è che guadagna 300 euro in un giorno? In un'ora, in un trading, in fare trading, in mezz'ora, in un trade, chi è che fa 1000 euro al giorno? Chi riesce a chiudere? Quindi la questione di vedere il denaro mi rende, non perché sono legato al denaro o che sono avaro o che sono uno che vuole diventare ricco, o cosa, è questione che se io vedo mi rendo conto, dopo aver avuto nella mia vita anche fasi dove non avevo neanche da mangiare, per farmi un'idea, certo, non si muore mai di fame nel mondo, non si muore mai di fame se si ha un po' di intelligenza, però lo stesso ho avuto anche fasi della mia vita, ho 50 anni, faccio 50 l'anno prossimo, dove ho avuto anche periodi dove non avevo neanche un soldo, una lira in tasca, ok? Quindi questa cosa qui mi aiuta ogni tanto a dare valore aggiunto a quello che sto facendo, ok? Sto guadagnando 100 euro, cioè, cavolo, quando avevo io 100 euro, meglio che... va vero, certo, quando, ma non solo 1000 euro, Tommy, anche quando vedi 100 euro e non hai fatto niente durante la giornata o nella mattinata, vedi che il mercato è un po' così, ti prendi questi 100 euro, questi 80 euro, chiudi tutto il computer e vai a farti un giro in moto, vai dove devi andare, perché la vita non sono i 100 euro guadagnati, la vita è fuori dalla porta, ok? La vita è dentro in casa tua. La vita è dappertutto, la vita è quello che hai, non quello che vorresti avere. Quindi non c'entrano i soldi nella vita. Devi farti una ragione che se dai valore troppo ai soldi non riesci neanche più a fare trading. Ok? È una questione tecnica. Tutta è una questione tecnica. I soldi sono lì perché stiamo facendo un lavoro dove si guadagna. Ma qual è il lavoro dove non si guadagna? Il lavoro che non si guadagna è il volontariato. Io non sto facendo volontariato, sto facendo trading. Come uno va a fare il barista, va a fare i cappuccini al bar la mattina, è anche il suo lavoro. Quindi io sto lavorando, chiaro che devo guadagnare, però non c'è una definizione pulita, oggi guadagno 100 euro come tutti i giorni. No, oggi guadagno 100, domani guadagno 2000, l'altro giorno, oggi ne perdo 500. Se io oggi la giornata la chiudo in perdita, va bene ragazzi. Questo che vi voglio fare entrare in testa, che a volte bisogna lasciare sul mercato qualcosa. Adesso per esempio... 10.06, il mercato non sta accelerando. Vado a vedere le altre situazioni sul minuto, siamo su un ciclo che è diventato ribassista, però è ribassista, non vedo l'accelerazione. Sull'H1 siamo ancora a fine corsa, siamo arrivati a fine anche dell'indicatore del Fibonacci. Il prossimo livello da monitorare è il 38.2, che è 10.876, 10.876, 10.877. Ah, ma è un livello statistico! Questo è il take profit. Da qui non piove, non è che io arrivo qui
no, ma forse adesso mi arriva il pivot, poi arriva il pivot, ma forse poi arriva anche il pivot. Allora cos'è, dov'è che deve arrivare? Non arriverà mai più, non, cioè, non potrà mai andare dove deve andare. Il mio conto. Ok? Se io oggi mi metto flat, domani se non fan payroll, domani faccio il webinar perché se non fan payroll, non perché devo guadagnare, non mi interessano. Ok? Perché non fan payroll è di nuovo una sorta di miscuglio di long e short, non si capisce da dove andare, poi mi rovino il weekend perché non ho voluto chiudere, non ho voluto prendere, non ho voluto fare. Ecco qui, il livello di statistica è questo. 10 pips ancora. 10 pips da due lotti sono altri 200 euro. 200 più 160 sono 360, ne ho persi 700, già la metà me la porto a casa. Ok? Ma chi l'avrebbe mai detto che dopo la salita di ieri il mercato scendeva? Ah, ecco, adesso cosa devo fare secondo voi? Chiudere il trade? Certo, dovrei chiuderlo perché sta accelerando, non sta accelerando, sta scendendo a piano piano. Qui sotto c'è qualcosa che non va, c'è ancora, non ci sono ancora stati presi degli stop. Allora, probabilmente gli stop sono messi da qualche altro valore, da qualche altro punto, c'è una zona di pullback, quindi si dà un po' di spazio. Ok? Io adesso vado a vedere sempre sul minuto, seguo quello che deve fare, perché prima o poi deve partire anche un ciclo, che sia il ciclo 2, non lo so, probabilmente sarà qualcosa che deve ripartire, potrebbe ripartire da qui un ciclo 1 e questa essere una Y, qui una X, quindi potrebbe partire con forza e poi mi trovo con questa cosa qui irrisoluta. Siamo adesso a dal target di 8-9 pips. 200 euro. Ho la perdita di 700 euro da recuperare. Mannaggia, mannaggia, devo recuperare 700 euro di chiusura di quelle azioni in perdita. Sebbene ho guadagnato 400 con lo short, che adesso avrei guadagnato molto di più. Allora vado qui, vedo i 190, sto attento a quello che succede. Manco un minuto al cambio delle 10, cioè manco al cambio delle 10:10, quindi i primi 10 minuti. La candela delle 10 ha fatto la spike? Sì, ha fatto anche la spike. Quindi posso ancora mantenere, vediamo se mi dà ragione che mi arriva fino al pivot. Questo è fino al pivot, fino a livello di dinamico. Questo è il trading. Ok? E non sta accelerando, io mi aspettavo un'accelerazione veloce, quindi adesso quando vedo i 200, vediamo se mi rifà ancora lo scherzetto di andare a 200, se non accelera chiudo, poi prendo 200, perché i 200 meglio questi che sta lì ad aspettare che magari forse paga di più. Adesso sono nel webinar, sono un po' sconcentrato, l'avrei anche già chiuso. Vediamo se mi fa 10-10 minuti. E vi ripeto, occhio anche a questo. Siamo nella fase rialzista, siamo in un trend rialzista partito qui. 192. Eccolo. Webinar oggi così sono i miei webinar. Filippo, non ne hai visti? Ne hai visti forse tanti, sono, so, in differita, registrati. Questi sono i webinar dal vivo, è uguale, identica. Io non scappo, questa è la mia modalità di fare trading. Ok? Ho condiviso oggi una perdita, dopo tanto che non chiudevo qualcosa in perdita, ma ci sta. Perché? L'avevo già detto. Ma sapete come sono contento, come sono sollevato da questa mia decisione. Mi sono chiuso dei long che comunque erano nel, magari dopo questo anno di poi torna su e dice cavolo, ma avevo tenuto i long, ma era magari forse, ma perché questo magari forse non mi interessa più. Nella mia vita questi magari forse mi sono costati talmente tanti soldini che non li voglio più vedere, non voglio più saperne niente del magari forse. Ok? Vediamo se adesso in questa fase qui H1, indicatore sempre a fine corsa, sta chiudendo, siamo sotto la trend line cicla, quindi già questo mi deve far capire che probabilmente la giornata oggi o comunque nei prossimi giorni continuerò a fare la fase ribassista di chiusura campana gaussiana, perché qui sopra non ci deve andare. Già questo mi fa prendere la direzione ribassista, quindi mi fa pensare alla chiusura. Siamo in un ciclo 3, siamo in un ciclo 1, partito qui, diventato ribassista. Quindi, diventato il bassista, mi fai un ciclo 2 che mi fa nuovo massimo, quindi formazione alla Condor. Probabilmente questo non era il minimo di Gauss, infatti la campana gaussiana si protrae fino a qui il bassista, quindi questo non era il minimo di Gauss, era questo. Quindi questo era il ciclo 1.
Ok. Sta arrivando lì, sta arrivando sulla zona di pullback, è una trend line gialla di H16. Quando il prezzo andrà sotto l'H16, andrà so è già sotto la media dell'H16, sotto la trend line dell'H16, diventerà un ribassista. Ok? Siamo sempre lì. Ok, perché accelera, forse riusciamo a prendere. Dai, che riusciamo a prendere. Siamo sempre lì, guarda, non sono riuscito a chiudere, cioè non l'ho chiusa, anche se ho visto i 200, l'ho visti, dico la verità, li avevo visti. 160, e sono posizionato da un lotto, da due lotti, quindi è chiaro che ci metti un attimo a fare quello che devi fare, ma ci metti anche un attimo a fare bancarotta, o meglio, andare al contrario, speculazione. Vediamo se accelera, 185, vediamo se riusciamo a prendere il target e portiamo a casa. Oggi giornata di, come ieri, anche di questa settimana qui non ho fatto niente, chiudo, prendo 50, 150, prendo, recupero, pulisco, faccio. Perché? Perché intanto devo recuperare, portarmi il conto flat, recuperare 10K che devo prendere perché sono soltanto una settimana, quindi 5 alla settimana, anche se ne prendo solo 5, va bene, insomma. Ok? Non ce la fa a scendere, vedete che si incomincia a scendere, a salire, a cercare di su. Chiaro. Siamo diventati ribassista qui, però non ha accelerato. Quello che intendo dire è che si doveva già chiudere il trade. Sta andando di nuovo sopra la media 12. Ok? Guardate, quello che succede nel trading. Bene, ragazzi, 10 e 14 minuti. Io vi devo lasciare perché avete sentito il telefono squilla, suona e messaggi destra e sinistra. Quindi un attimino solo che vediamo cosa fa l'euro-dollaro, perché si è prolungata talmente tanto che questo è adesso il ciclo 1. Sul minuto non abbiamo una scatola temporale precisa, quindi assolutamente non andiamo a vedere neanche quello che è successo. Quindi questo aumenta la probabilità che se il prezzo adesso mi va short, ho ancora tutta la tempistica, quindi il tempo, qui sta dicendo che è il ciclo 2 perché mi va sopra la media 12. Ciclo 2 potrebbe essere già partito qui, quindi già queste cose lo so. Se il prezzo mi va sotto la partenza di un ciclo, diventa ribassista, quindi assolutamente potrei pensare, ce lo mettiamo qui, se il prezzo mi va qui, allora mi accelera e ho ancora tutto il tempo paragonabile a questa frazione di tempo che si chiama schema trading, questa qui, questa cosa qui, andiamo sotto. Questa fase di mercato, se da qui incomincio ad andare short, ho tutto questo tempo fino a qui, fino alle 12 di situazione short sul minuto. Ok? Quindi fare i compitini prima, si è pronti all'interrogazione. Ok? Se fai i compiti prima e ti trovi preparato, sai come gestirti. Se non li fai prima e sei alla cavolo, clicco longo, fortuna, ho guadagnato, clicco short, fortuna, ho guadagnato. Clicco long, fortuna guadagnato, clicco short, perdo tutto. Questo è il trader che diventa non più un trader, ma un gambling, quindi già va a giocare d'azzardo. Ok? Il gruppo dell'Academy, adesso non lo so, ma c'è chi va e chi viene, chi brucia, chi fa, chi viene sbattuto fuori perché non ha pagato la retta mensile. Ogni singolo partecipante all'Academy ha il suo server, quindi è chiaro che il visual calcola tutto. Se uno non paga viene buttato fuori. Okay? I nuovi assolutamente non hanno neanche la tolleranza di un giorno proprio perché poi spariscono e buonanotte. Quindi onde evitare questo. Chi invece nel gruppo già dall'inizio avrà visto di cotto e di crudo, ma ha visto che alla fine quello che faccio mi ha reso negli ultimi, negli ultimi anni, comunque, ma nell'ultimo anno e mezzo di Accademy, che sarà un anno, non so quant'è attiva l'Accademy, non ha mai visto che Paolo non ha guadagnato. Okay? Quindi quello che condivido è sempre quello che faccio. Okay? Se poi trovate un trader che vi condivide le cose positive al 100% sempre, fatemelo presente che voglio vederlo anch'io questo.
io condivido anche delle perdite, anche se le perdite sono assolutamente una percentuale minima, perché più volte ho ragione, perché più volte il metodo mi fa ragionare nella parte, nella direzione giusta. Tanti di voi non hanno creduto nel long dell'euro dollaro e sono andati short, mangiandosi poi, come ho detto prima, con i conticini piccoli a posizione da un lotto, perché gli è andata bene una volta, e qui sono 160 pips, sono con la posizione del lotto 1600. Se tu hai una operazione, un conto da 1000 euro, c'è cioè un lotto, te lo sei bruciato già a metà strada. Guardate come l'indicatore sta cercando di andare su, ma il prezzo non ce la fa, quindi l'indicatore sta già facendo la gamba del ciclo 2. Se qui diventa ribassista, tutto lo spazio. E lo spazio delle fasi ribassiste accadono 10-18 minuti quando il prezzo poi accelera. Quindi abbiamo una situazione che ha incominciato la sua fase ribassista. Va bene? Ci siamo? Il target potrebbe essere 38,2, come potrebbe essere anche questo target di canale del primo. Ok? Grazie a tutti della partecipazione, spero che, sebbene non ho fatto vedere nessuna analisi, nessuna altra cosa, ho mantenuto comunque l'idea del trading che sto facendo, quindi chi mi sta seguendo anche nell'Academy e ha fatto le mie stesse operatività, che comunque non consiglio di seguire al 100%, almeno si saprà gestire. Io sono sicuro che tanti, ma tanti di voi stanno seguendo l'operatività, ma non sono riusciti, sebbene l'ho scritto in chat, a chiudere i long. Sono ancora lì che aspettano, no, ma forse Paolo non ha ragione questa volta e forse il mercato sale e io mi recupero la perdita che io vedo. Scusatemi la vocina, ma questa qui è la vocina interna che la dovete dimenticare. Perché Paolo non ha ragione e Paolo non ha neanche torto. Paolo è razionale, è obiettivo. Essere razionali e obiettivi nel trading ti portano ad andare avanti. Ma se tu non sei razionale e decidi di non chiudere la perdita, che col senno di poi magari forse anche andrà in positivo, però io mi sono allontanato dai massimi, dico, sai, forse ai massimi non ci arrivo più, preferisco chiudermi i long e mi sono girato short, quindi ho fatto la divisione, ho preso l'incipito, non so come si dice in italiano, per incipito per andare a girarmi da una fase rialzista a una fase di short, mi sono messo nella direzione che io preferisco. Non ha niente a che vedere che io so che il mercato non va più in là, non tornerà più su, io non le so queste cose. Magari io sapessi. Sapete perché si sta fermando qui adesso? Qualcuno me lo sa dire, perché il prezzo non riesce ad accelerare, anche se potrebbe farlo, perché adesso si sta bloccando qui. Perché si è bloccato qui e non vuole salire? Guardate, perché non vuole salire? Potrebbe salire benissimo qui. Perché non ce la fa? Perché questo livello qui, se mettiamo a simularci qui, è una zona di pullback. È il pullback di questo minimo qui. Qui c'è qualcosa che spinge a vendere chi non ha fatto questa vendita. Molto semplice. Poi sono cose sul minuto, quindi sono micro resistenze, micro supporti, micro zone di pullback, quindi non lo so ancora. Bene ragazzi, grazie a tutti della partecipazione. 10-20 minuti. Vediamo se riesco a sistemarvi il video oggi. Probabilmente stasera vi sistemerò i video, che arrivo sempre tardi, stanco, morto, ma ve li sistemo comunque. Ok? Grazie a tutti della partecipazione. Vi lascio con una giornata dove Paolo, è riuscito a chiudersi delle operazioni in perdita. Riuscito è una parola molto grande, perché si riesce a chiudere essendo in positivo, ma riuscire a chiudersi e abbandonare, la cosa più bella è la serenità, perché adesso ho una direzione da seguire, la direzione è short, non sono più bloccato da operazioni che forse guadagnano, forse perdono, adesso sono soltanto in una direzione che se scende il mio floating scende, se il mercato scende io riassorbo la perdita, se il mercato scendeva e avevo ancora quelli dei long ero sì un po' esposto più in short, però non avevo ancora la possibilità di recuperare. Ok, 10 e 21, dati macro oggi, alle 9.55 ci sono stati dei dati macro, io non l'ho neanche visti, guarda qua, e c'è 37 minuti ci sono dei dati molto importanti per l'euro dollaro, quindi tra alle ore 11, se non ho chiuso ancora, la chiudo, così anche mi tolgo il problema dei dati macro. Okay? Potrebbero far sì che il mercato sale e il mercato scende, io non lo so, quindi mi evito. Grazie a tutti della partecipazione.
ci si sente domani pomeriggio alle 14:15 per i dati dei non-farm payrolls. Grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.